Ciao, sono Killer Jekostar e oggi, prima di iniziare questo nuovo gameplay, voglio raccontarvi una storia. Questa è la storia di un piccolo geco, di suo cugino Domenico, e di come sono entrato in possesso di entrambi i giochi che oggi sono fra i miei preferiti della PS1. Torniamo indietro con la memoria. Io all'incirca 8-9 anni, mio cugino 2 anni di meno. Mia zia ci porta entrambi in questo negozio che vende giochi per PS1, inizio PS2 e sottobanco qualche gioco masterizzato. Siccome già al tempo io ero un bravo ragazzo e compravo i giochi solo originali, inizio a cercare qualche gioco di mio interesse. Il primo su cui i miei occhi si posano è Le Foglie dell'Imperatore. Il secondo, Lilo e Stitch. Purtroppo diciamo che anche mio cugino ha avuto lo stesso occhio e purtroppo delle Foglie dell'Imperatore, di copie originali, ce n'era solo una. Ma il mio piccolo cervello ricorda una cosa: Domenico, tu quel gioco già ce l'hai masterizzato. Io invece qui non ci posso venire spesso. Facciamo a cambio: tu prendi Lilo e Stitch, io prendo le Foglie dell'Imperatore. Ci scambiamo i giochi e io entro in possesso delle Foglie dell'Imperatore. Ma perché ho anche Lilo e Stitch? Siccome appunto, come vi dicevo, io a Napoli ci passavo veramente pochissime volte, prima di andarmene appunto da Napoli, mia zia mi riporta in quel negozio, decide di farmi un altro regalo e punto Lilo e Stitch. Ed è così che entrambi i giochi della Disney sono entrati in mio possesso. E questo non è assolutamente aver fregato mio cugino, perché entrambi abbiamo tutti e due gli stessi giochi, quindi grazie Domenico di avermi lasciato le Foglie dell'Imperatore, ti voglio bene. E con questo, hi people of YouTube, welcome to a new episode of Lilo e Stitch, grossi guai alle Hawaii. A parte gli scherzi, benvenuti in questo primo episodio. Ciao Lilo. Da storia che vi ho appena raccontato, questo gioco ricade nella mia categoria vecchi giochi di un'epoca passata ormai, ma che ancora adesso porto nel cuore. Ringrazio totalmente mio cugino per avermi dato le Foglie dell'Imperatore, ma ringrazio anche mia zia per avermi comprato anche Lilo e Stitch. Vi voglio bene entrambi. E detto questo, iniziamo subito con una prima partita a Lilo e Stitch. Questo gameplay sarà diviso ovviamente a livelli. Io non mi ricordo assolutamente quanti livelli ci sono in questo gioco, perché proprio ci ho giocato una vita fa questo gioco e ancora non l'avevo mai ritoccato. Però questo è stato uno di quei giochi che ho deciso di portare qui sul canale, perché ho detto: ok, abbiamo iniziato a giocare i giochi della PS1, iniziamo a giocare i giochi della PS1 che mi ricordo e che ho giocato da bambino. Lilo e Stitch è uno di quelli. Chissà quale potrebbe essere il prossimo. In realtà una mezza idea ce l'ho. Vi posso già spoilerare solo una cosa: sarà un altro gioco Disney. Nuova partita. Ovviamente le cutscene ve le devo saltare, perché sennò la Disney mi manda gli avvocati e mi fa un culo così. Ma almeno le scene fra un livello e l'altro ve le posso mostrare senza nessun tipo di problema. Oh, che bellina che è. Col naso gigante. Ok. Dio mio. Ciao. Ma c'ha le braccia dello Slenderman, sono lunghissime. Va bene. D'accordo. Almeno i doppiatori sono quelli originali, dai. Mancano ancora secoli. Secoli. Stitch, scattiamo altre foto per la mia collezione. Va bene. Oh, Gesù. Sapete perché adoravo questo gioco? Perché questo gioco è un Crash Bandicoot della Disney. Tra l'altro non avevo mai fatto caso che loro vivono su uno strapiombo. Cioè, partiamo da un presupposto: quanti soldi hanno, avevano i genitori di Lilo per avere una casa del genere? Cioè, è una casa comunque abbastanza umile, perché parliamoci chiaro, Lilo e sua sorella non sono ricche, ma sono comunque normali. Ah, tra l'altro si salva le cassette della posta. Che belline le icone. Però per avere una casa comunque così, alle Hawaii, non dovevano viversela tanto male i suoi genitori, eh? Soprattutto sono isolate, non hanno nessun vicino, ci sono solo loro. E lei ha una bambola voodoo. Va bene, andiamo con Lilo a... non so come si chiama il livello, vediamolo subito. Al Bosco di Koa. Allora,
Io, come ho detto, non mi ricordo quasi nulla del gioco, ma in questo non ricordarmi nulla mi ricordo pressappoco i livelli. Ma questo non implica che io ricordi dove si trovano tutti gli oggetti. Grazie. Allora, Lilo poteva fare il colpo di culo, perfetto. Può uccidere, ecco. Ecco fatto, può uccidere anche gli insetti schiacciandoli col culo. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Lo sapevo. Puff. Ma è colpa mia, non dovevo avvicinarmi così. Lo so benissimo. Ma va che devo saltare. Grazie. Ecco qua. Vieni qui. Grazie della fotografia. Grazie della cura. Non mi ricordo. Ti fa vedere quanti... Aspetta. Dicevo... Donna mia, non stava saltando. Dicevo, ti fa vedere... Dai. Ti fa vedere quanti sono i fiori da prendere. Non vorrei che siano 100 e basta a livello, però... Potrebbe anche essere... Come si levano? Ecco. Potrebbe anche essere che a livelli ci siano... Cicchete. Ci siano numeri di... Come si chiama? Di oggetti diversi, eh. Ecco fatto. Dai. Ecco fatto. Come ho sempre detto in altri video anche, io non sono bravo a Crash. Mi incazzo tantissimo se sbaglio, faccio le cazzate. Io me la prendo. Io me la prendo tantissimo con me stesso se sbaglio un salto, anche se non è colpa mia. Ecco fatto. Anche se non è colpa mia, magari che misso un salto, queste cose qua, me la prendo tantissimo. Me la proprio ci rimango di merda. Quindi un Crash Bandicoot comunque semplificato. Vieni qua, Topino. Ecco fatto. Sicuramente non mi fa schifo. Però, se santo cielo, molto bene. Se riuscissi a fallire anche un Crash Bandicoot del genere, davvero io mi sentirei male come videogiocatore. Ta-da-da-da-da-da.